Nel video di oggi ci occupiamo di diritto amministrativo e lo facciamo andando a vedere, di rispondere e ragionare su alcuni quiz che riguardano in particolar modo la legge 241-90. Già, perché se il diritto amministrativo è considerato, insomma, la consideriamo, abbiamo detto più volte, la materia centrale, la materia che la fa da padrone nei concorsi in pubblica amministrazione. Ebbene, all'interno del diritto amministrativo, se uno mi dovesse chiedere qual è l'argomento su cui mi dovrei assolutamente concentrare, o magari ho un giorno di preparazione su cosa mi focalizzo, beh, io risponderei, direi sicuramente la legge 241-90, la legge sul procedimento amministrativo. Ovviamente, legge 241-90 e sue modifiche, perché poi è stata più volte modificata, non ultimo anche dai recenti decreti semplificazione del 2020 e del 2021. Prima di partire però con i quiz, ti invito come sempre ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e poi magari ti invito anche a dare un'occhiata alla piattaforma formazionediritto.it per la quale io preparo videocorsi sulle diverse materie giuridiche a supporto dei concorsi presso la pubblica amministrazione, fra cui anche quello sul diritto amministrativo. Ti metto direttamente il link in descrizione, così anche ti metto il link per quel che riguarda gli altri videocorsi preparati sulla piattaforma. Abbiamo il videocorso sul testo unico degli enti locali, sui contratti pubblici, sulla normativa scolastica, per chi è interessato al mondo scuola, e a breve avremo anche quello di diritto pubblico e costituzionale. Quindi, insomma, la piattaforma sta crescendo in questo senso, mi fa molto piacere che molti apprezzano la forza del videocorso, è proprio quella di riuscire avere in testa la materia in maniera molto, molto rapida e a capire e comprenderla. Io cerco in qualche modo di spiegarla sempre nella maniera più semplificata possibile, però approfondita con tutti gli argomenti, con una trattazione appunto di tipo manualistico. Ma adesso andiamo a vederci questi quiz, ne ho selezionati alcuni fra quelli che trovate anche su internet. Io adesso vi vado a leggerli per comodità, ho qui appunto i fogli con i quali mi sono appuntato quelli che sono i quiz da verificare. Partiamo subito. Allora, primo quiz. A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge 241-90? Risposta A, a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Oppure B, a tutti i cittadini. Oppure C, a tutti i dipendenti pubblici. È un quiz molto facile, ma del resto non ne ho scelti di complicati, però è un quiz che ci ricorda come la disciplina del diritto di accesso agli atti, no, sempre molto richiesta nei concorsi, ed è prevista proprio all'interno della legge 241-90. Ho fatto anche un video proprio specifico sul diritto di accesso agli atti, magari te lo metto in schermata finale, puoi andartelo a vedere. Allora, chi è che ha questo diritto? Ovviamente escludiamo una risposta un po' più banale, diciamo così, che subito immediatamente si scarta anche per logica, cioè la C a tutti i dipendenti pubblici. È chiaro ed evidente che non è un diritto che può essere garantito solo ed esclusivamente ai dipendenti pubblici. Ma allora uno potrebbe pensare che sia invece diretto a tutti quanti, no? A tutti i cittadini. No, in realtà sì, è chiaro che è un diritto per tutti i cittadini, ma che debbono avere determinate condizioni. E quali sono queste condizioni? Sono le condizioni previste appunto nella risposta di quella lettera A, vale a dire un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento richiesto. L'esempio che si può fare, che magari ricordiamoci sempre in mente, lo feci anche, se non erro, anche in quel video proprio sul diritto di accesso agli atti. È ad esempio il coniuge che in sede di separazione vuole conoscere i redditi dell'altro coniuge, allora fa una richiesta di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate per avere appunto le dichiarazioni dei redditi. Quindi situazione attuale, interesse attuale, concreto e soprattutto legata ad una posizione giuridicamente tutelata, perché quei documenti poi evidentemente servono a quel determinato coniuge per fare magari una domanda di mantenimento in sede giudiziale. Quindi risposta esatta era quella A. Andiamo oltre. Ai sensi della legge 241-90, l'oggetto del procedimento promosso A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo in ogni caso, oppure B non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo in nessun caso, oppure C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se si tratta di procedimento d'ufficio. Allora, qui parliamo dell'oggetto del procedimento come elemento di che cosa? Di quella che è la comunicazione dell'avvio del procedimento. Quindi comunicazione dell'avvio del procedimento, molto importante come strumento partecipativo previsto nella legge 241-90, le modalità indicate, le modalità degli elementi di questa comunicazione indicate in particolar modo, se non ricordo male, all'articolo 8. Verificate sempre tutto quello che dico, però insomma dovrebbe evidentemente essere così.
E qui ci viene chiesto, l'oggetto lo devo indicare sempre, oppure mai, oppure soltanto quando il procedimento è d'ufficio? Allora, la risposta anche qui è piuttosto evidente ed immediata, ci serve però per porre l'attenzione su un elemento importante come appunto la comunicazione di avvio del procedimento e un elemento fondamentale come l'oggetto. È un elemento fondamentale anche soltanto semplicemente ragionando, perché se ci deve essere una comunicazione, no? Questa comunicazione del procedimento, se non indicasse l'oggetto, di cosa tra virgolette stiamo parlando? Evidentemente il destinatario di questa comunicazione neanche lo saprebbe comprendere e capire. Quindi sbagliata è chiaramente la risposta che afferma appunto che non dovrebbe essere mai comunicato in nessun caso, ma sbagliata anche quella che come elemento di discriminazione, di discrimen, vede il fatto che il procedimento debba partire d'ufficio. Assolutamente no. L'oggetto, tutte le volte che c'è la comunicazione del procedimento, deve essere sempre e comunque indicato. Andiamo oltre. Altro quesito, sempre con riferimento alla legge 241-90. Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge 241-90, A. Devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto. B. Non devono essere motivati. Oppure C. Devono essere motivati, ma solo con l'indicazione dei presupposti di diritto. Allora, quesito, anche questo è interessante perché ci pone da un lato quelli che sono gli atti amministrativi a contenuto generale in relazione con la motivazione. Noi sappiamo che la legge 241-90, se non ricordo male, l'articolo 3 prevede appunto come i provvedimenti amministrativi debbano essere motivati normalmente con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto. Ma adesso la domanda è: ci sono delle eccezioni? E sì, le eccezioni ci sono, e lo prevede lo stesso articolo 3, e fra queste prevede proprio gli atti amministrativi a contenuto generale, i quali appunto non devono essere motivati. Ma quali sono questi atti amministrativi a contenuto generale? Beh, sono atti sempre della pubblica amministrazione, ma che non sono, tra virgolette, diciamo così, direttamente individuano i soggetti destinatari. No, al contrario, sono atti di cui normalmente si dice, prevede norme di natura generale con soggetti non determinabili ex ante, ma determinabili ex post. Cioè non determinabile nel momento in cui viene compiuto, diciamo, l'atto generale, ma nel momento dell'applicazione stessa. Tipico esempio che viene considerato come atto amministrativo a contenuto generale sono i bandi di gara per quel che riguarda le procedure di evidenza pubblica, oppure i bandi di concorso. Questo, ricordiamoci sempre questo esempio per gli atti amministrativi a contenuto generale, e ricordiamoci quindi che per loro non è necessaria la motivazione. Tant'è che questi poi non vengono mai impugnati cioè direttamente, no, da loro, ma vengono impugnati magari insieme al provvedimento, che ne so, nell'ambito di un concorso, al provvedimento che poi esclude un candidato. Non è che viene impugnato solo ed esclusivamente il bando di concorso, ma il provvedimento di esclusione insieme al bando di concorso. Con l'unica eccezione nel caso in cui sia lo stesso bando di concorso a prevedere elementi direttamente impugnabili perché prevede cause di esclusioni particolari. Ma adesso non addentriamoci, altrimenti ci confondiamo. Rimaniamo al fatto che gli atti amministrativi a contenuto generale non devono essere motivati. Passiamo oltre. La legge 241-90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha. Non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento, B. Ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, oppure C. Ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. E allora qui andiamo proprio a quello che è uno degli articoli più importanti, insomma, della legge 241-90, che prevede appunto l'obbligo di conclusione con provvedimento espresso per quel che riguarda appunto i proseguimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza oppure che partono d'ufficio. Quindi in questo caso ho voluto mettere questo quiz proprio per ricordare l'obbligo di concludere appunto con un provvedimento, con l'adozione di un provvedimento espresso. Ultimo quesito per oggi, poi magari ne faremo altri più avanti. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 241-90, l'amministrazione può concludere coi privati accordi integrativi del provvedimento finale? Risposta A, mai. Risposta B, solo nei casi previsti dalla legge. Oppure risposta C, sempre. Allora, qui parliamo di che cosa? Della possibilità che, anziché avere un provvedimento finale preso direttamente autonomamente, come spesso accade, come normalmente accade dalla pubblica amministrazione,
la pubblica amministrazione faccia un accordo con un privato. Sappiamo presente che possono essere accordi integrativi oppure sostitutivi. Con gli accordi integrativi abbiamo sempre comunque un provvedimento finale, ma partecipato da un accordo da parte del privato. E allora, questa può avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge, come nella risposta B, oppure mai, come nella risposta A, oppure sempre? Allora, qui per aiutarvi a dare questa risposta, ricordiamoci sempre che gli accordi integrativi, così come anche quelli sostitutivi, ma particolarmente quelli integrativi, hanno un vantaggio per la pubblica amministrazione, che normalmente è da un punto di vista di quella che è la deflazione del contenzioso. È chiaro che se un provvedimento finale viene raggiunto con un accordo con il destinatario stesso, verosimilmente è chiaro che non ci sarà impugnazione, non ci saranno, diciamo, questioni giudiziarie che poi possono eventualmente susseguire. Quindi è sicuramente un indirizzo da perseguire il più possibile. Ecco perché ciò non può avvenire solo nei casi previsti dalla legge, oppure peggio ancora mai, ma anzi è sempre comunque possibile. Poi l'articolo 11 detta anche alcune garanzie affinché chiaramente questi accordi rispettino comunque i diritti dei terzi, sia sentito anche una relazione dell'organo competente ad emettere il provvedimento stesso, insomma garanzie affinché chiaramente non ci siano pregiudizi generali né per quel che riguarda l'attività amministrativa né per eventuali terzi, ma certamente gli accordi integrativi sono assolutamente favoriti. Bene, io mi fermo qui per il momento, spero che rispondere a questi quiz possa essere utile, ma non tanto per la risposta in sé, quanto per ricordarci un pochettino cosa dobbiamo mettere bene in mente quando parliamo di una legge così importante come la 241-90, che ripeto, questi sono soltanto alcuni degli argomenti che vengono spesso in considerazione. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, vai a dare un'occhiata ai videocorsi se magari pensi che possano essere fare per te e darti un aiuto. Ci vediamo al prossimo video.